Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare questo K85SX. Vi assicuro sarà bella ignorante la situazione. Cioè già guardatela. Mi sento come Querli quando guida il 125 di Bizarro. Raga, andatemi a seguire su Insta, che su Insta carico un po' di cose particolari. E soprattutto raga, ho le mie moto qua in vendita. Oggi che sto facendo questo video, per quando uscirà questa moto sarà già venduta. Quindi ragazzi, vi faccio un piccolo test di questo 85, così se voi volete avere un'idea di com'è questa moto, adesso ve la state facendo. Secondo me questa moto ogni persona dovrebbe averla prima dei 18 anni, perché veramente è una moto super agile, allo stesso tempo veramente potente e cattiva. Dai che finiamo contro il cancello. Veramente pazzesca sta moto, vi giuro, è super agile. Vabbè, dai, in sesta non si impenna di gas, però si sente che le forcelle si alzano. Se non sbaglio ho 6 marce, ho appena detto una cagata, vediamo. Siamo in prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, 6 marce, esatto. Come un K125. Adesso facciamo prima e sesta e vi faccio vedere quello che vi ho appena detto, cioè ha tanta accelerazione e comunque il giusto allungo. La fai saltare come vuoi sta moto. Tieni una sfrizionata, dai un colpo così e fa il bunny hop. Spettacolo, salta. Sta moto salta. Ok, adesso andiamo nel bosco e proviamo a vedere la differenza rispetto a utilizzare una moto un po' più grossa. Però prima un'impennatina ce la facciamo. La pecca di questo 85 è che ha le ruote veramente piccolissime, più piccole di un 85 normale, e questa cosa influisce molto sull'impennata. Sento la moto che va a destra e a sinistra. Vabbè, io devo andare su di qua. Spero abbiate visto l'ultimo test che ho messo, quello dell'YZ. Se non sbaglio passavo di qua, ma al contrario. Comunque sta moto ha le gomme finite, proprio pelate, sia davanti che dietro. Non tiene praticamente nulla, nulla. I sassi li sento tutti, tutti. Ciao! Wow! No raga, qua mi devo sedere, sennò la ruota dietro non fa attrito e scivola. Altro che stare in piedi. Ho detto la cagata prima. Qua sì, bisogna stare per forza sui sassi. Pazzesco! Troppo divertente! Troppo! L'impennata! Fuori di testa questo pezzo! Fuori di testa sto pezzo! Raga, a tuono! A tuono proprio! Fa malissimo le braccia! Però è una mina, va tantissimo! Proviamo a fare Jervis. Jervis.
Bella roba, bella bella. Stavo dicendo bella roba e poi mi è uscita un'altra parola. Siamo tornati in moto, l'abbiamo fatta diventare elettrica per non inquinare nel bosco, anche se in verità adesso mi si spegne ed è diventata diesel, chiaramente. Questo qua è un motore ibrido, in verità. No dai, assolutamente, questa moto, se non la comprate ai vostri figli quando sarete grandi, oppure se c'è qualche genitore che sta guardando questo video, se non la state comprando ai vostri figli, state facendo l'errore più grande della vostra vita, perché potreste usarla anche voi e divertirvi più di vostro figlio, o addirittura fargli imparare a usare una moto veramente 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 prestante, una moto che è assolutamente bellissima. L'unica cosa che io ho dovuto fare finora è stata pulire il carburatore, cambiare candela, per il resto la moto è perfetta. E una moto del genere costa sui 2.000-2.500 euro di quest'annata. Ci sono giustamente anche a meno, un po' più vecchie, tipo 2005-2006, che anche quelli vanno molto molto bene. Consiglio di comprarla? Sì. Difetti che ha? Magari le sospensioni che non sono fatte per un peso troppo esagerato, i freni che sembrano un po' di una bicicletta, ma in verità vi posso assicurare che dietro inchioda e anche davanti frena, non eccessivamente, ma frena praticamente quasi come l'YZF. Frizione idraulica che è una bomba, assolutamente una bomba. Agile, leggera, appunto veloce, come telaio ci sta da manovrare. E l'ultima pecca che posso elencarvi, credo che possano essere i cerchi, che per me questi cerchi non vanno bene. Per un bambino di 8 anni o anche una persona che magari è bassa, possono andare più che bene. Boss! Viva i due tempi! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.